I bambini sono a scuola e volevo farvi vedere questo maxi pantalone. Se vi dico quanto l'ho pagato, non mi credete. 6 euro. È di una comodità unica. Poi mi piace abbinarlo col nero perché sono due neri diversi, vedete, c'è l'effetto un po' lucido. E mi piace tantissimo. Beh, ogni tanto si infila dove non dovrebbe. E volevo farvi vedere delle cosine. Allora. Aspettate che arrivo in sala, dove c'è un bel casino. Mi metto comoda e vi spiego. Eccomi qua, carica, stracarica. Mentre facevo le pulizie stavo guardando un vlog di Chiaretta Alfredo. Ciao Chiaretta. Allora, ieri sono andata a trovare la mia nonna, la mia nonnina. Mi metto comoda, così mi vedete. Allora, no, tu non c'entri niente. Vabbè, mi sono fatta la chignon veloce veloce per fare le pulizie. Non mi sono cambiata perché non ho tutto questo tempo poi prima di andare a scuola. Allora, la luce però così non è che mi piace molto, proviamo di qua. Bene. Allora, ho trovato un negozio di cinesi bellissimo. Fra l'altro, ieri era domenica ed erano aperti. Quindi sono andata a farmi un giro ed ho occhiato delle cose per il compleanno di Giordana. Adesso vi spiego. Vittorio farà gli anni l'8 di ottobre. Aiuto, riflesso negli occhi. Mentre Giordana è il 13. Però, poiché siamo appunto ad ottobre, la classe voleva organizzare una festa in maschera. Ma non abbiamo trovato nessuna data disponibile, dato che ci sono un sacco di compleanni, ho proposto alla classe che potevano venire i bambini in maschera. Però Giordana aveva già scelto il tema della torta, che voleva le principesse, ovviamente il suo compleanno, spetta a lei la decisione, e i piattini delle principesse, eccetera. Però una piccola cosina, una chicca a tema Halloween la volevo fare. Quindi guardate che cosa ho preparato. Allora, sui inviti ufficiali, diciamo, del locale, metterò questi talloncini che vado a ritagliare, li spillo, ho scritto ti aspetto in maschera, c'è anche la data, perché sarà un compleanno da paura, c'è anche la data, però è sugli inviti ufficiali. Poi avevo delle bustine trasparenti, tipo quelle per mettere i confetti, e voglio inserire all'interno un minuscolo bigliettino troppo carino. Guardate qua, c'è scritto, non mette molto a fuoco, grazie mille da parte di Giordana. E un regalino, un regalino. Allora, l'animazione già porterà dei regalini, però di solito sono molto dozzinali, tipo la penna glitter colorata, eccetera. Quindi io ho preso, per contenerli, che poi li lascerò ai miei figli perché comunque a volte andiamo a fare dolcetto scherzetto in strada, due di queste ceste, semplicissime in plastica, molto carine, le ho pagate 2 euro l'una, e ci ho inserito come regalini per i bambini, li ho pagati 1 euro l'una, i bambini saranno al massimo 25, avranno preso una trentina perché magari uno si rompe, comunque uno pure per Vittorio, eccetera. Sono dei personaggi a molla che camminano. Ci sono i fantasmini e l'omino zucca. Il fantasmino l'ho preso in due varianti, giusto con le guanciotte. Ce n'erano anche di più creepy, più spaventosi, ma non mi piacevano. Mentre l'omino zucca c'è questo che per 1 euro secondo me è fantastico, con scritto Halloween. O questo qui. Io li metterò in dei sacchettini trasparenti con il bigliettino. Poi ci farò un fiocco con questo nastro arancio. E un altro con il nero in stoffa, l'ho pagato pochissimo, questo sono 25 yard, non vi so dire in metri, ma sicuramente più di 25, e l'ho pagato 70 centesimi. Sapete che io adoro queste cose. E così ci resta anche un ricordino della festa di Halloween. Poi, dopo vi faccio vedere anche che cosa ho preso per la festa di Vitti, che sarà invece a tema Super Mario, sarà una cena in casa, una pizzettata con gli amici, con un torneo di Nintendo Switch. Allora, sempre da questi cinesi ho preso per 2 euro questo piccolo recinto. Io lo vedevo spesso in giro, però era ruvido, in legno grezzo e mi dava un po' fastidio, molto, molto grezzo veramente. Questo è lucido quasi, è liscio, è bellissimo. Penso che ci andrò a mettere due piantine. Poi ho preso per 70 centesimi la S, che poi era corredata di tutti gli adesivi, dove stanno qui? Sono tutti cerchietti in biadesivo praticamente e secondo me sono comodissimi. Sempre in legno, mi sono data al legno ieri. C'è qua dentro. Oddio, una palla che rotola. L'albero della vita. L'ho sempre voluto quest'albero. Sto pensando di scriverci i nostri nomi sopra. Adesso lo apriamo insieme, così lo monto. Era la misura più grande e veniva soltanto 2 euro. Io ho un negozio ben fornito dei cinesi da queste parti, ma non aveva tutte queste cose carine. Allora, vado semplicemente a incastrare un lato con l'altro. Cioè, secondo me è meraviglioso. Mi piace tanti. Poi
Come odora, mi piace veramente tantissimo. Tanto, tanto, tanto. Non è neanche minuscolo, sono un 4-5 strati di compensato. Poi che abbiamo preso più? Vabbè, ho preso i sacchetti per le deiezioni canine. E i bambini hanno preso queste gemme perché ogni tanto giocano. È un gioco che tipo devono trovare il tesoro, hanno delle missioni. E gli piacevano un sacco. Per il resto niente di interessante, dischetti struccanti, eccetera. Ora vado a preparare il pranzo, però cioè, lo metto su, così mentre si fa, fra l'altro non so cosa farò, penso un legume. Vado a vedere un attimo nella mia dispensa le scorte di barattoli, perché sono ancora a dieta e a voglia, durerà ancora molto, quindi non so ancora. Però mentre sta sul pranzo io mi riordino tutte queste cose e poi ho urgenza di spolverare i miei comodini perché hanno veramente un dito di polvere. Vado di ceci. Io solitamente sto mangiando... Se mi faccio le verdure senza sale, ne metto un pochino alla fine, però vabbè, questi li mangiamo tutti insieme, quindi non mi sembrava il caso, poveri bambini, di farli mangiare senza sale. Cioè, semplicemente sbollentare, c'era la pasta, poi l'aggiungo stesso qua dentro per loro, mentre io mi mangio, me li frullo, dopo ci metto un paio di spicchi d'aglio. E mi piace sinceramente uno spicchietto come gusto se viene frullato e non lo mangio intero, fra l'altro fa anche bene. Comunque ora vi faccio vedere le cosine per la festa di Vitti. Ho nascosto tutto qui. Ma sapete che mi viene il dubbio che già ve le ho fatte vedere? Le cosine di Super Mario, mi sta venendo il dubbio. Vabbè, comunque ci ho nascosto anche il suo regalo, che fra l'altro io mi piacerebbe aprire e vedere un attimo se ha la confezione originale o se c'è il cartone dentro, ma non credo, perché certo non glielo do così. Sì, ha la confezione originale, ma è proprio della Nintendo Switch, pensavo fosse una di quelle linee secondarie. No, è carinissimo, speriamo che non lo guarda, che non lo vede prima del tempo. È pure tutto trasparente, cioè evidentemente io non potrò metterlo mai online questo video, mai. No, vabbè, non potete capire, ci sono anche gli auricolari. Questa è la costa di aprire Nintendo Switch. È gommoso, qui infatti c'è una finestra aperta per farmelo toccare. Ci sono i coprigioco, c'è tutto. Mi diceva che usciva anche la pezzolina per pulirlo. Chissà se c'è altro all'interno. Se c'è solo questo mi va già più che bene, che lui voleva queste. Io sinceramente gli auricolari proprio non li sapevo, è una chicca fantastica. Sì. Allora, dentro alle taschine rosse, un gran bel dettaglio. Ha una pellicola protettiva che in realtà non ci serve con la spatolina per stenderla e il kit di pulizia. No, vabbè, meraviglioso, meraviglioso. Io però non lo posso mettere online questo video. Sapete che faccio? Tolgo le notifiche dei miei video di nascosto sul cellulare di Vittorio. E poi, perché non vi voglio far aspettare troppo. Non vi voglio far aspettare troppo. Fra l'altro, lui quando io porto Giordano in palestra, a volte resta a casa, non vorrei che va a frugare qua dentro, che se ne accorge. Perché questo lui non se lo aspetta, perché io gli ho regalato la Switch un po' in anticipo e gli avevo detto che comunque avendo ricevuto un regalo bello e esoso di questa maniera non avrebbe ricevuto nient'altro, invece un pensierino da scartare ci vuole sempre. Fra l'altro devo anche preordinare le pizze, anche se farò la pizza a metro, la ordino, sono 5-6 ragazzi, figuratevi, e la voglio fare... Praticamente brustole e patatine e margherita. Adesso io approfitto che ho tempo, vado a spolverarmi la stanza da letto, magari lo facciamo insieme. E poi il folletto l'ho già passato. Qua devo lavare, però mi conviene farlo dopo. Ecco, già pronta quella del legno. Mi conviene farlo dopo pranzo. E devo finire di sistemare qua. Mi sono dimenticato un altro acquisto. Allora, innanzitutto ho fatto bene ad aprirlo perché questo materiale misto, c'è la carta, questa qui. Plastificata qui con le bolle, però questa non si stacca, questa è carta termica tipo scontrini, quindi deve andare tutto nell'indifferenziato che si butta oggi, quindi approfitto. Mi sono comprata anche questi perché avevo intenzione di andare a fare una piccola bonifica della strada di casa mia, che a me la gente ci butta all'impossibile, ci sono le erbacce, questo povero cucciolo non riesce a fare i bisogni adeguatamente per strada perché c'è lo schifo. Qualunque, so che paghiamo tanto di tasse, eccetera, però nel mio piccolo voglio fare la mia parte. Pure per strappare qualche erbaccia, mi saranno molto molto utili. Pure questi li ho pagati circa 1 euro.
Vado a fare la mia stanza. Gente, mentre pelo l'aglio, volevo dirvi una cosa, questi due. Aspettate un attimo che cerco un coltello. Allora, innanzitutto, grande scoperta. Io ho letto dietro, non ci sono non ci sono gli ingredienti, quindi suppongo che sia pera e basta, senza aggiunta di zuccheri e conservanti, contiene solo i zuccheri e la frutta. Ho fatto la trovata del secolo. Quando sono fuori casa me ne infilo uno in borsa, anche perché troppo freddo di frigo non mi piace, hanno una scadenza lunghissima di circa un anno. Solo il problema di questi è che i miei figli li hanno scoperti. No, a parte gli scherzi, Vittorio già li consumava da poco, ha scoperto questa passione. Vittorio non mangia tanta frutta come la sorella, però grazie a questi ne sta mangiando tantissima. E Giordana non gli piacevano inizialmente, poi ieri qualche giorno fa ne ha assaggiato uno, mela, mirtillo e fragola, è scoppiato l'amore. Quindi devo fare scorta, fra l'altro costano pochissimo, oscillano fra i 60 centesimi e un euro, dipende dal gusto, quelli là. Ce ne sono alcuni che costano un po' di più, dipende da cosa c'è dentro. Un'altra scoperta fenomenale, ve la vado a prendere. Allora, la vostra amica Serena un anno fa aveva acquistato un barattolo di percarbonato di sodio senza mai aprirlo. Questa mattina ero disperata perché, allora, io ho le... intanto non sto pelando più l'aglio, metto sul taglierino di IKEA di legno, ho le lenzuola di IKEA che sono bianche panna della linea Dvala, quelle economiche. La parte centrale del cuscino, principalmente la mia, scusate, non vedo l'ora, ragazzi, io non vedo l'ora di fare questo intervento e di risolvere questo problema, cioè, sono peggiorata un sacco, guardate la canotta come mi sta, ma voi lo posso dire, non ce la faccio più, non vedo l'ora di rimuovere questi cosi. Comunque, dicevo, che le lenzuola, soprattutto il mio, nonostante io mi strucchi accuratamente tutte le sere, la mia pelle ringrazia perché sono diventata molto 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 più attenta a queste cose, anche alla pulizia dei pennelli. Comunque, dicevo, la mia Fedra aveva un enorme alone misto giallo beige, dove proprio metto la testa al centro, secondo me più improntato ai capelli e secondo me un leggero minimo rilascio di colore proprio dai capelli tinti c'è sempre. Comunque non ce la facevo più, avevo utilizzato il Marsiglia Oxy Action sbiancante che io adoro, la candeggina, le avevo tenute a mollo per un sacco di tempo, niente. Questa mattina mi sono ricordata prestissimo, prima di andare a scuola, che avevo questo barattolo. Mi sono letta un attimo le dosi e mi dicevano di mettere un cucchiaio anziché, cioè, nel cestello del detersivo e eventualmente due cucchiaini anche proprio nel cestello della lavatrice in mezzo ai panni per aumentare l'efficacia, ma soprattutto di utilizzare le alte temperature, più alta è meglio è. Io ho messo un cucchiaio al posto del detersivo e non ho utilizzato detersivo, un goccino di ammorbidente. E ho utilizzato anche un altro cucchiaio per metterlo proprio in mezzo alle lenzuola.
quando le ho prese dalla lavatrice, ad occhio mi sembravano molto più bianche, vi devo dire la verità. Ce l'ho presa in mano la federa e non vedevo quell'alone. Non credo sia un effetto perché sono bagnate, figuratevi. Fra l'altro le ho stese al sole perché c'è una bellissima giornata e conto di riprenderle proprio bianche, bianche. Sono veramente contenta di questa cosa. Lo comprai in una catena che si chiama Pro Shop, che a Napoli in Campania ce ne sono tantissimi. È una catena semplicissima, se voi chiedete comunque lo trovate un po' ovunque. Percarbonato di sodio, non vi confondete con il perborato che è un'altra cosa, o con il carbonato, forse anche esiste quello. Percarbonato di sodio, infatti c'è scritto Blancador igienizzante, perché c'è il lato spagnolo io, sbiancante, igienizzante e smacchiatore, fenomenale, non me l'aspettavo. Non penso che lo userò su capi misti colorati, ma solo sui bianchi. Comunque, che cos'è questo? Il torso della testa, dai, oddio, sembrava un legnetto. Io lo chiudo questo vlog. Perché ho già parlato abbastanza. Ci vediamo presto col prossimo video. Ciao!